Innanzitutto sul ruolo di Galati e della politica. Ma questa indagine parte dal 2010, un periodo che guarda dal 2010 al 2018. Sono due indagini che si incrociano, che si intrecciano. Partendo come DDA dalla Mezza Terme abbiamo la famiglia Iannazzo e poi un'altra indagine pura di PA che parte da Catanzaro. Riguarda la gestione del caro estinto, la gestione del controllo degli obitori dell'ospedale di Lamezia Terme e del controllo del servizio di ambulanze che riguarda tutta l'ASP di Catanzaro. Sostanzialmente noi abbiamo due famiglie che rappresentano la famiglia di 'Ndrangheta Iannazzo. E abbiamo la famiglia Putrino e la famiglia Rocca che si fanno la lotta fino al 2013. Dal 2013 in poi fanno la pace, si accordano, si spartiscono sostanzialmente il business, gli affari delle ambulanze. A un certo punto Putrino si rivolge a Galati nel 2015, luglio 2015. Per far sì che Galati intervenga sul direttore dell'ASP pugliese, che a sua volta deve parlare con Perri, appunto per impedire che si faccia questa gara. E che noi abbiamo tutto questo periodo, gli 8 anni, non si fa mai la gara per la gestione del soccorso attraverso ambulanze. Si incontrano più volte all'aeroporto di Lamezia Terme, poi sulla strada tra Lamezia e Catanzaro all'altezza dell'Audi, e in quell'occasione e poi in un ristorante in pizzeria Galati si accorge di essere pedinato. Quindi a Roma denuncia che ha paura per la sua vita, per la sua incolumità. E quindi chiede appunto di capire cosa sta accadendo, se lui è in pericolo o meno. E poi ovviamente ci si accorge a un certo punto che l'indagine sta facendo la Guardia di Finanza, perché la targa della macchina che stava pedinando, che lo stava pedinando, era una macchina civetta della Guardia di Finanza. Si parla di una vera e propria occupazione militare, una tragica connivenza con la pubblica amministrazione, alcuni funzionari, la politica. Qui diventa un po' tutto. Sì, come avete sentito anche da quello che vi hanno spiegato gli uomini della Guardia di Finanza, è quell'indagine che ci lascia più tristi del solito. Cioè pensare che c'è gente spregiudicata, che lucra, che vive nell'agiatezza, nella ricchezza, lucrando sui morti, lucrando sui funerali, cercando di controllare. Di avere una sorta di racket, di controllare appena muore, andare imporre la propria agenzia per fare per queste onoranze funebri, imporre al punto del coinvolgimento di impiegati dell'ospedale, che sostanzialmente regolamentano anche i tempi di consegna del cadavere per dare tempo a queste agenzie di arrivare, di intervenire e di imporre il loro carro funebre. Questo è abbastanza triste, abbastanza agghiacciante. Agenzie che addirittura potevano controllare le cartelle cliniche. Eh sì, questo è un altro dato che ci ha lasciato veramente sorpresi, quello che avevano le chiavi di accesso, non solo le chiavi fisiche per entrare nelle stanze dell'ospedale, ma anche addirittura le password per entrare nel computer per controllare le cartelle delle persone morenti per poter intervenire sui parenti e ad avere il monopolio sostanzialmente della gestione di queste pompe funebri. Però al di là adesso di quelli che sono i corrotti, c'è stata anche la paura di chi si è lasciato in un certo qual modo corrompere all'interno dell'ospedale, direi.
Questo non lo so, lo vedremo se c'è stata paura. Intanto c'è stata anche, sicuramente c'è stato un comportamento indegno di un pubblico amministratore. Intanto c'è gente che è importante, cioè quando parliamo dei vertici dell'ASP di Catanzaro, e quindi non stiamo parlando di uno che commette un reato per uno stato di necessità o il povero ignorante che viene imbrogliato. Stiamo parlando dei vertici dell'ASP, stiamo parlando di funzionari che hanno uno stipendio che consente di vivere molto bene, e non c'è nessuna giustificazione per poter aderire a richieste seppur di gente mafiosa o di gente borderline. Oltre all'alterazione del mercato, quindi della concorrenza, è inquietante anche che il servizio non fosse offerto secondo degli standard qualitativi minimi, ambulanze inadeguate, personale non formato. Ma questo se lo potevano permettere, cioè il dato che c'erano delle ambulanze fatiscenti o comunque non corrispondenti a quelli che erano i target minimi, era sempre e comunque un discorso di calcolo, cioè loro sapevano che non avevano concorrenti, quindi potevano anche portare un calesse se fosse stato necessario, non c'era nessuno che li contrastava. Ora fate qualche domanda pure a loro. Procuratore, il microfono. Non mi rovinate la giacca, che è questo? A questo punto possiamo dire che Procura, Guardia di Finanza, Scico hanno fatto, lo Stato ha fatto il suo dovere, però è lo stesso cittadino che deve guardarsi intorno, essere più attento ed eventualmente denunciare. Ma anche questa indagine, come le altre che sono state fatte in quest'ultimo periodo con l'apporto investigativo della Guardia di Finanza, dimostra il livello veramente elevato della professionalità degli investigatori e quindi dell'azione di contrasto che si riesce a fare, del controllo di legalità diffuso che si riesce a fare anche nel settore della pubblica amministrazione, che è quello un po' più complicato, un po' più difficile da fare. In questo caso le indagini ci hanno restituito appunto un contesto di pubblici amministratori che, scevri da ogni timore rispetto a esponenti della criminalità organizzata, agiscono piegando le funzioni della pubblica amministrazione all'interesse privato dell'imprenditore di turno, che nel caso di specie offre il servizio peraltro in modo inadeguato alla pubblica amministrazione, e conseguendo dei risultati anche personali propri, che sono personali, che sono di carattere patrimoniale, ma sono anche dei vantaggi, diciamo, di carattere sociale legati anche ai contesti, diciamo così, politici che, ai quali i pubblici amministratori spesso sono serventi, perché appunto anche in queste indagini si è riusciti a dimostrare come i pubblici amministratori preposti a dei servizi fossero particolarmente sensibili alle richieste che provenivano dai politici, ai quali dovevano in qualche modo dare conto di ciò che facevano, e i quali avevano anche un senso di riconoscenza per il ruolo che il pubblico amministratore ricopriva nel caso di specie. Quindi diciamo un meccanismo particolarmente perverso all'interno della pubblica amministrazione. Quindi non sempre, e in questo caso le indagini non ce l'hanno restituiti, ci sono ambiti, diciamo così, di timore per il pubblico amministratore costretto, non è costretto appunto, ma sceglie di comportarsi in un modo non corrispondente a quelli che sono i principi di trasparenza, di pubblicità, di imparzialità, di parità di trattamento che deve appunto garantire nello svolgimento delle sue funzioni. In generale, lo Scico è pronto ad affrontare questa criminalità organizzata che si infiltra nell'economia, a rapporti con la politica e con la pubblica amministrazione? Assolutamente sì, questo è un aspetto fondamentale che noi della Guardia di Finanza abbiamo come principio cardine, legato ad un'azione quanto mai più efficace di contrasto al crimine organizzato. Sotto la sapiente regia del procuratore Gratteri da Roma, noi arriviamo qui ogni qualvolta vi sia la necessità e il bisogno. Abbiamo tante risorse in campo, risorse qualificate, proprio per offrire un contributo fattuale all'individuazione delle strategie più opportune per contrastare il crimine organizzato. E lei ha detto che è una limitazione così efficace da prendere a modello.
Assolutamente, è una linea di azione che trova la valenza in una piena e totale sinergia tra la componente centrale specialistica del Corpo della Guardia di Finanza, che è un corpo di polizia economica e finanziaria, e la componente territoriale, che è una componente qualificata e quanto mai professionale in un territorio così difficile. E quindi anche qui una regia locale dettata dal comandante provinciale, dal comandante di nucleo e colonnello Virno, che dettano i tempi e danno a noi il giusto viatico per offrire un contributo importante, e un contributo che deve servire a liberare dalle maglie del crimine organizzato e 'ndrangheta questa terra, che è una terra bellissima che meriterebbe molto e molto di più. Possiamo fare una...